Prima di iniziare col video, ragazzi, volevo rassicurarvi del fatto che su questo canale non ci sarà alcuno spoiler derivante dai CIA di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna che stanno imperversando il web, giusto per farvelo sapere, visto che alcuni continuano a farlo imperterriti. Detto ciò, ragazzi, vi lascio al video. Perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ragazzi, siamo ormai all'alba dell'uscita di Pokémon Ultrasole e di Pokémon Ultraluna. Nella giornata di domani probabilmente verrà pubblicato da Game Freak un altro trailer riguardante i giochi. Le loro versioni piratate già circolano tra i social insieme agli altri spoiler, ma ciò nonostante, quest'oggi volevo parlarvi di un elemento interessante legato proprio ai due giochi, ed in particolare ai trailer usciti una settimana fa. Difatti, fino ad adesso, si è sempre creduto che Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna Luna avrebbero consentito al giocatore di viaggiare solamente tra diverse dimensioni, raggiungendo mondi paralleli nei quali catturare le ultra creature, ma alcuni screen di gioco che abbiamo appunto visto negli ultimi trailer sfatano probabilmente questa nostra radicata convinzione. In questo frame, infatti, possiamo vedere come il personaggio giocante raggiunga un, fra virgolette, mondo distante migliaia di anni luce. Ora, un mondo parallelo, essendo per l'appunto parallelo, non possiede una distanza rispetto alla Terra, non possiede questa distanza effettiva. Essendo un altro universo, dovrebbe dunque essere assente quel numerino che indica la sua lontananza, numerino che invece parrebbe esserci. A questo punto, come avevo teorizzato più di un anno fa sul canale, alla faccia di chi infanga ogni giorno ogni mia teoria, possiamo dire con abbastanza sicurezza che in Pokémon Ultrasole e in Pokémon Ultraluna sarà possibile raggiungere sia altre dimensioni, ossia gli ultramondi, che pianeti alieni o comunque pianeti extraterrestri, dove catturare probabilmente i leggendari o svolgere comunque quest secondarie e particolari, perché parliamone, mettere i leggendari negli ultravarchi e negli ultramondi sarebbe come mettere un mio video in tendenza. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, la misura della distanza in anni luce è utilizzata per quantificare i rapporti di vicinanza e di lontananza tra i vari corpi celesti che popolano l'universo intero. E quindi, a meno di un grossolano errore pressoché logistico da parte di Game Freak, quelli che vediamo nello screen non sono altro che veri e propri pianeti extraterrestri, corpi celesti appartenenti allo stesso universo della Terra. Tant'è che all'interno del trailer stesso vengono chiamati mondi e non ultramondi. Del resto, il collegamento tra il mondo dei Pokémon e l'universo è sempre stato presente sin dalla primissima generazione con Pokémon come Clefairy, ma anche andando alla terza con Deoxys e con l'evento Delta portato in Rubino, Omega e Zaffiro Alpha. Insomma, i collegamenti sempre ci sono stati e probabilmente hanno portato a una situazione nella quale si potrà finalmente andare a visitare mondi al di là del pianeta Terra e al di là di mondi paralleli come gli ultramondi. Ciò, come detto, conferma una mia vecchissima teoria sui giochi di settima generazione, mentre la presenza dell'Ultra Megalopoli, mondo di Necrozma, conferma, almeno in parte, un'altra supposizione fatta subito dopo l'annuncio di Pokémon Ultrasole e di Pokémon Ultraluna. Ovviamente trovate entrambi i video in descrizione nelle schede se volete saperne di più a riguardo. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Siete d'accordo con quello che dico oppure avete dei ripensamenti a riguardo? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, per ricevere contenuti esclusivi e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.